E siamo arrivati al penultimo giorno prima della fine della scuola. Oggi è giovedì. Anastasia, sei contenta? Un po' stanchina ancora. Devi fare l'ultimissimo sforzo che è domani. Poi siamo a casa per le vacanze. Cosa mi hai chiesto stamattina? Quanti giorni siamo in vacanza? 90 giorni. Sono tanti, ci possiamo riposare benissimo. Ma oggi che cosa c'è? Ciao! Cosa c'è oggi, dopo la scuola? La festa di fine anno. Di chi? Della classe. Della tua classe, vero? Sei contenta? Sei contenta che finisce la scuola, Vanessa, o ti dispiace un po'? Ti dispiace un po'? A me neanche tanto così. Sai proprio neanche tanto così. Io non vedo l'ora di dormire fino alle. Boh, poi io mi sveglio prestissimo comunque. Tu non hai bisogno di dormire? Non hai voglia di dormire? Sì, immagino, vero? Dai, che settimana prossima si parte, andiamo a fare 2 settimane al mare, andiamo a scuola e domani sarà l'ultimissimo giorno di questo anno scolastico. Vado ad andare in bici 1 minuto prima di andare a scuola. Ti aiuto, la prendo io. Eccoci qua. Vediamo un po'. Non cadere, non farti male, non ti sporcare, che dobbiamo andare a scuola. Vediamo un po' se abbiamo acquisito qualche informazione questa notte. Piedino in alto, non quello in basso, devi lanciare. Ecco, brava. L'altro. Pronti? Via. Magari se sei dritta invece di stare in curva, mettiti dritta, brava. Ok, dai amore, su, forza dal piede più alto, dal pedale più alto. Ma sono già sgonfie le ruote, no? No, dai amore, su. Niente? Sei ancora scarica? Sei scarica dalla notte? Vabbè, dai, dai, andiamo a scuola perché non si riesce. Muore. Andiamo a scuola? Ci proviamo domani? Ciao cuccioline e cucciolini, come state? Siete contenti che la scuola sta per terminare? Io sì, tantissimo. Secondo voi sono più contenta io o Vanessa e Anastasia? Scrivetemelo nei commenti. Allora, oggi ci sarà la festa di fine anno scolastico per Vanessa e ovviamente parteciperà anche Anastasia, quindi super felice anche di questa giornata. E quindi ci vediamo più tardi, quando le vado a prendere a scuola, alla festa di fine anno. E voi l'avete fatta la festa di fine anno con i vostri compagni? Scrivetemelo nei commenti. Bentornata, cucciola. Amore? Ciao amore, bentornata. Allora, tua sorella è già andata via con Giada all'oratorio, ma secondo me arriviamo prima noi di lei. Tutto bene a scuola? Domani, Ani, domani, Ani, è l'ultima giornata di scuola! Sei contenta? No! Dai, che dormiamo un po'. Ok amore, andiamo alla ricerca di Vanessa. Ma cosa stai mangiando? Panino alla Nutella. Ma anche qui? Le Io sto mangiando patatine? E Tasmin cosa sta mangiando? Le una patatine, fatti cosa. vedere con i capelli corti. Ma come stai bene, bravissima Anch'io amore! i capelli Ma corti. ciao amore! Anch'io ho i capelli corti. Tu come stai? Mi hanno fatto pure gli orecchini. Senti, ma chi è che ti ha dato bacino qua? Per caso quella signorina lì? Perché hai il rossetto. No, Anche io ho amore. capelli corti, più Sì, corti avete tutti i capelli corti. Tocca ad Anastasia tagliare i capelli, perché Anastasia sei l'unica che sei rimasta con i capelli lunghissimi. Io direi che prima di partire per le vacanze un piccolo taglietto lo possiamo dare, eh? Che dici? Si chiama Giada? Ritagliamo un pochino? Pronto? Non ne vuoi sapere? Ciao amore, mamma che faccia hai? Sei bordeaux. È la prima volta che ti vedo da quando sono arrivata in questo posto. Oddio, Vanessa, vuoi andare a sciacquare la faccia? Sei sicura? Andiamo in bagno? C'è l'acqua fresca, eh? Ascoltami, però ti posso chiedere una cosa. Non continuare ad andare a giocare nel campo perché sei rossissima. Rinfrescati un pochino, va bene? Ti stai divertendo? Hai visto che sono arrivate le maestre? Ti mancheranno? Domani è l'ultimo giorno, Vane. Se ti mancano, chiedo di poter procedere. Ancora un mesetto. Dai, vai a divertirti e non stare sotto il sole, ok? Ciao Tere, ci sei anche tu?
Sei pronta per sabato? No. Ma smettila! Ma se sei, non diciamo chi, perché sabato poi ci sarà un bellissimo video su di voi. Io ne avrò due, uno dei grandi e uno dei piccoli, cioè, ma ci rendiamo conto. Guarda, che se vai avanti così mi sa che l'anno prossimo ne avrai tre tu. Grandi, piccoli e grandissimi. Vabbè, Anastasia, ti stai divertendo? Tra poco andiamo a casa perché l'oratorio chiude, lo sai? Dimmi, amore. Voglio il sushi. Tu mangi adesso, quando è ora di tornare a casa? Mitica. Divertita? Distrutta? Adesso vi butto nella vasca da bagno perché siete sporche. Sei divertita, amore? Quanto sei rossa? Allora, bimbe, siamo tornate a casa. Bravissime, vi siete fatte la mancina. Eravate sudatissime, mamma mia. Vi è piaciuta la festa? Vane, ti è piaciuta? C'erano anche le tue maestre. Adesso ci asciughiamo i capelli e andiamo a mangiare fuori, va bene? Ragazze, domani cos'è? L'ultimo? Sì. Giorno di scuola. A chi dispiace? A te, Vane? Ma no, ci stanno le vacanze, bisogna riposarsi, rigenerarsi, vero? Dai, asciughiamo i capelli così andiamo a mangiare qualcosina, va bene? Dove? Non lo so. Ma perché sei stata tutto il giorno sotto il sole? Te l'avevo detto di non stare troppo sotto il sole, adesso non ti senti bene. Comunque adesso andiamo a mangiare e poi veniamo a casa e dormiamo, ok? Ce la fai? O vuoi stare a casa? Con chi? Da sola. Non è vero, sto scherzando. Dito, amore. Abbiamo visto un sacco di bimbe che hanno voluto fare la foto con te. È vero, amore. Con te e con te, Ani. Buon appetito. Sei stanca? Hai fame? La pizza con la pizzola. Siamo tornate a casa, ragazze. È l'ultima notte prima dell'ultimo giorno di scuola. Domani, cioè, dormo fino... No, domani, amore, si va ancora a scuola. Lo so. Ah. No, venerdì dormo fino alle 10. Non, cioè, è vero, perché sabato mattina alle 9 e mezza dobbiamo essere al teatro. Hai il saggio, amore. Il tuo primo saggio. Allora, a me sono contentissima che finisce la scuola, però mi dispiace un pochino. Lo so. Allora, ti mancheranno? Non sono felice perché, anche perché è finita la scuola, ma perché il prossimo anno ci ritroviamo in seconda, non siamo più in prima. Certo, amore. La classe sarà diversa. Sei diventata grande. Tu sei in seconda e Vanessina è all'ultimo anno dell'elementare. Mamma mia, ragazzi, come si cresce. Io divento vecchietta. Divento una vecchietta. Senza... Hai il ghiaccio, mamma? Sì, un pochino. Una vecchietta senza denti, coi capelli bianchi. Vabbè, dai, facciamo finta che sono una vecchietta senza denti. Comunque, oggi vi siete divertite? Aspetta, posso dire una cosa, Vane? Certo. Aspetta. Vane. E io? E io? E io non lo posso sapere, i cucciolini? Sì. Cosa sì? Te lo dico. No, dillo tutti. No. Vabbè, dai, se non mi volete dire questo segreto non c'è problema. Allora, ascoltatemi bene. Io adesso sono un po' stanchina. Voi? No. Ma se stavi sbadigliando? No. Vabbè, adesso ci mettiamo il pigiama, tu l'hai già messo. Tu no, io nemmeno. Siamo appena tornate a casa da cena. Sì, sei bellissima con questo smile stupendo. Adesso ci andiamo a lavare i denti, ma tu li hai già lavati. Perché tu sei super attiva certe volte, eh? Adesso io e te andiamo in bagno, ci laviamo i denti e andiamo a fare la nanna perché sono le 10:30. Domani mattina è l'ultimo giorno. Cuccioline, cucciolini. Oh, ma che scherzi sono? Si spaventano, eh? Appaio. Vabbè, dai. Secondo me siete stanche. Mi hai lavato in faccia, mi è arrivato nell'occhio. E la calzina di Ani? Sì, buonissima la calzina. Annusa, annusa. No. Ani. Che vuoi? Ani, smettila. Maleducata. Sei una maleducata. Non si lanciano i calzini in faccia ai nostri cuccioli. Si lanciano i calzini addosso ai nostri cuccioli. Ma mi sono arrivati in faccia, Poi, ma la smetti. Mia mamma è brutta. Che cosa devo ripetere? Che mia mamma è bruttissima. Ehi, Google, ti stacco la spina, Certo, come vuoi tu. Ehi, Google. Non l'ho detto. Ehi, Google.
fanno. Non l'ha detto perché sennò gli stacco la spina. Dopo di me. Mia morte è bruttissima. Scusa, credo di non aver capito. Hai capito? Che Google. Google. Google non offende le persone, no, come Google, te. Di che mia sorella è bellissima e mia mamma... Niente affatto. Grazie amore, ti amo. Io amo Google. Cosa fai? E Google. Ani. E Google. Ani. E Google. E Google. Non ti ascolta neanche Ripeti più. Ripeti dopo di me. Ma Vanessa è bellissima, mia mamma. Che cosa devo ripetere? E Google, devi ripetere che mia mamma è bellissima e mia sorella è bruttissima. Hai detto? E Google, metti ripetere che mia mamma è bellissima. Grazie, amore. Ani. Ok. Hai detto il contrario, però vabbè. Ascoltatemi. Anastasia è in uno stadio ormai che è andato oltre. Un attimo, cosa? Un attimo. Non te lo dice che sono brutta. Ok, diamo una buonanotte ai nostri cucciolini e cuccioline perché sta diventando tardi. Cuccioline e cucciolini. Mamma, questo è pazzo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un bel like a questo video. Ciao. Buongiorno. Ehi, ultimo giorno di scuola, bimbe. Ultimo giorno di scuola. È finalmente arrivato l'ultimo giorno di scuola, dai. Ehi, dai, l'ultimo sforzo, ragazze. È l'ultimo giorno di scuola. Sei contenta? Eh? E allora sveglia. Buongiorno. Possibile che anche l'ultimo giorno di scuola mi dovete far arrabbiare? Sono le 8 quasi, siete ancora a letto. Adesso dovete vestirvi in un nanosecondo, buongiorno anche a te. È l'ultimo giorno di scuola, alzatevi, no? Possibile che vi devo chiamare per 40 minuti? Cosa ridete voi due? Te non stai ridendo, te sei ancora molto assonnata. Vanessa, è l'ultimo giorno di scuola! Da domani si dorme, domani non dormiamo perché devi fare il saggio, però... Da domenica è finita questa sofferenza. Dai, vestitevi veloci, che ho ancora gli zaini da ieri nella macchina e dobbiamo fare ancora lo zaino. E a te devo svuotarlo, ok? Amore, ma c'è il libro delle vacanze nello zainetto? Fa vedere? Che bellino! Finalmente in vacanza, eh? Hai fatto cadere una cosa dentro. Adesso lo prendo. Sei contenta che c'è il libro delle vacanze? Devi fare i compiti in vacanza, eh? Pochino, ogni tanto. Ogni giorno facciamo una pagina o due, va bene? Ok. Amore, tu sei brava, so già che lo finirai. Sei troppo brava. Ascolta, come merenda per scuola vuoi questa? La crostatina? No. Che cosa vuoi? I chipster. I chipster? Con l'acquetta? Va bene, oggi li do a te perché tu non li hai mai portati a scuola. Però oggi li portiamo, va bene? Perché le tue maestre giustamente non vogliono patatine. Secondo te sono più felice io che finisce la scuola o i bambini di tutto il mondo? Eh? I bambini. I bambini? Sei sicura? Ma farei una statistica. Amo, dai. Mi sto mettendo le scarpe. Ho capito che ti stai mettendo le scarpe. Devi ancora fare lo zaino. Dai, Anastasia, spegni la TV che dobbiamo andare, dai. Poi Vanessa devi scegliere tra due merende. Chipster. Non ce n'è più chipster. O la crostatina o lo snack, quello col prosciutto, il formaggio e i crostini. Ok, va bene. Dai bimbe, siete pronte per l'ultimo giorno di scuola? Vanessa non lo è per niente. Cuccioline, cucciolini, finalmente sono quasi le 4:30 e sta per terminare l'ultimo giorno di scuola. Indovinate un po'? Piove. Piove, piove, è iniziato a piovere 10 minuti fa, ovviamente, ma fa niente, non importa. E voi, avete già terminato la scuola? Se sì, scrivetemi il giorno, perché non credo che tutti finiscano lo stesso giorno. Scrivetemi nei commenti quale giorno avete terminato la scuola o se non l'avete ancora terminata. Ci vediamo tra pochissimo con Vanessa e Anastasia perché stasera Vanessa deve andare a teatro a fare le prime prove teatrali. Tornate bambine, finita la scuola. Sì, sei contenta? Tu non sei tanto contenta? Ma va, che quando la mattina non ti devi più svegliare vedi che cambierà idea. Com'è andata? Bene. Bene, vi siete salutati tutti? Ti dispiace un pochino? Eh? Vabbè, dai. Tanto tra qualche giorno andiamo in Sardegna e c'è anche Giulia.
la tua compagna, sei contenta? E tu invece? Sei triste? Per niente, ma giusto, ma ci mancherebbe, ma triste di che cosa? Bisogna riposarsi, no? Dopo 9 mesi di scuola, vero? Adesso andiamo a casa, fate merenda e andiamo ai pop, ok? Dai, allora amore, preparati lo zainetto. Quindi, ti ricordi tutto? Tu praticamente devi... quella roba lì la devi lasciare lì, eh? Questo zaino ha dentro già i vestiti di pop. Vuoi cambiare? Vuoi portare due zaini? No. E dove ti metti questa maglietta di cambio? Dove te la porti fuori a mano? Sì. E anche la bottiglia d'acqua? Ok, va bene. Ani, è finito di far merenda che dobbiamo andare? Allora, amore, abbiamo portato Vanessa a teatro. Adesso noi stiamo facendo una pausa perché dobbiamo aspettare 2 ore. Cosa hai preso? Gelato. Cosa stai leggendo? La barzelletta che c'è sopra? Com'è andata? Ti è piaciuto il teatro? Com'è imponente? Ti piace stare sul teatro? Eh? Sì. Emozionante? Grande. È grande. E domani ci ritorni, domani mattina. Adesso andiamo a mangiare, ok? Ma una cosa, oggi è andata con prima i bambini, ma domani ci saranno pure i genitori. Eh sì, domani sera ci siamo anche noi, che la riprendiamo e la guardiamo. Non ho riso tanto. Non hai riso? Perché ti veniva da ridere? Un po'. No, domani sarai seria, sicuramente. No. Agitata, eh? Non correre, mi raccomando, segui i tempi giusti, va bene? Siamo tornate a casa. Serata, giornata lunghissima, siamo state a scuola, ultimo giorno di scuola. Hai avuto le prove per il saggio di domani. Abbiamo cenato e mezzanotte e mezza. Sei stanca? Sei agitata per domani? Sei pronta per domani? Mi raccomando, segui i consigli del maestro Samuel. Non essere troppo frettolosa, non avere l'ansia. Non avere l'ansia, io ti conosco. Non è vero. Domani per te sarà il tuo primo saggio. Ok? Adesso andiamo a dormire, che domani mattina alle 9 ci dobbiamo alzare per andare a fare le ultime prove.